posso aiutarla? Bene. No, no, non dica pure. Sì, vediamo sia cioccolata che tè, tisane, sia tante. È un regalo o un acquisto personale? Avere questa come anche quella di IO Topolino e forse in magazzino me ne è rimasta una e forse in magazzino mi è rimasta anche una azzurra di Flander, l'amico di Ariel della Sri Lanka. Questo sono Topolino e hanno tutte anche queste scritte, ad esempio Minu ha la scritta I can't even write now e ha queste due immagini, la prima in cui fa un po' la vanitosa e la seconda in cui guarda un po' dietro, molto molto carina e anche abbastanza capiente, devo dire, sì. E Minu è uno dei miei personaggi preferiti della Disney, quindi volevo soltanto farglielo vedere perché insomma è adorabile. E poi il bello di queste tazze, ad esempio di questa con Minu, è che appunto in realtà si possono collezionare, quindi oggi prendo quella di Minu, un altro giorno quella di Topolino, un altro giorno quella di Flander, insomma sono molto carine. Personalmente è piaciutissimo avere le tazze in serie.
stiamo poi con gli animali, sempre parlando di tazze in serie, posso avere questi, quelli. Ne ho una con il panda, una con, penso, un bradipo, un koala e una volpe. Mi dica lei quale vuole che le mostri prima, quella. L'animale in 3D abbracciato alla tazza, tutte queste erano un animale abbracciato alla tazza e le trovo di una dolcezza infinita. Queste forse sono le mie preferite in assoluto, molto capienti, molto molto. E la sua particolarità è che ha il manico a forma di giraffa e ce l'ho anche con l'elefante, in cui il manico è la proboscide dell'elefante, e la trovo di una dolcezza unica, 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 unica. La trovo super dolce, super carina, e sopra ci sono questo manico meraviglioso, mi fa impazzire, io lo trovo dolcissimo, da sciogliersi proprio. E questo, visto che è un po' più piccolo, è carino anche come per il caffè latte, latte macchiato, queste cose qui, adorabile. Beh, certo, lei può continuare a dare un'occhiata e poi io comunque sono qui in casa se ha bisogno di qualunque cosa, di sapere magari il prezzo di qualcosa se non c'è scritto o altro. No, certo, intanto la ringrazio e spero che le piaccia il mio negozio.